dimentica lo stress e lasciati catturare da un'esperienza irripetibile. Il trattamento Shirodhara renderà i tuoi capelli forti e luminosi, grazie a un filo di olio tiepido dolce e costante, accompagnato da un lento e rilassante massaggio. Da noi trovi solo prodotti di origine biologica, ricavati da piante e fiori. Niente siliconi, petrolio e derivati o coloranti artificiali. Extro ti aspetta a Casteggio, in Viale Giulietti 23. Ne hanno parlato molti media locali, anche se nulla è ancora confermato. Decine di migranti in arrivo a Casteggio, per la precisione in un condominio di via Indipendenza. Secondo la Lega Nord, l'accoglienza dei migranti rappresenterebbe un pericolo per i casteggiani e non solo. Cosa ne pensa? Concorda con il Carroccio? Sì, perché è giusto che questi qua vengono qua e fanno quello che vogliono loro. In più vanno a chiedere l'elemosina, lo Stato gli dà i soldi e loro vanno a chiedere l'elemosina anche. Eppure si segnalano contesti in cui i migranti sono riusciti ad integrarsi perfettamente con la comunità che li ospita. Secondo lei la qualità di inserimento e adattamento dei profughi non è responsabilità dell'amministrazione e dei cittadini stessi? Sì, questo sì, è lo Stato che ci gioca su queste cose qua, aiutarli a fare dei lavori, perché li pagano, cioè a Voghera hanno fatto così, il comune di Voghera queste persone qua li ha fatti lavorare, li fa fare qualsiasi lavoro, magari pulire la strada, i cimiteri, invece qua non lo so cosa fanno un cavolo, vanno a rubare. Più o meno, non proprio d'accordo, però secondo me anche loro poverini scappano dalla guerra, bisognerebbe aiutarli, solamente che non dobbiamo essere solo noi, dovrebbero aiutarli anche gli altri paesi d'Europa, anche loro, povera gente che cercano rifugio. Come mai secondo lei alcune persone sono così spaventate dal loro probabile arrivo? Perché non siamo preparati, secondo me. Come mai? Cosa manca? Cultura. E poi, con tutto quello che succede, anche un po' di paura. Nel caso dovessero essere accolti, che programma di inserimento auspica che venga attuato? Che li aiutino veramente, non che li lascino così allo sbando. Cioè che gli diano una casa o anche un lavoro per inserirsi, se no... Anche loro, va bene, logico, poi vanno a chiedere l'elemosina o magari vanno anche a fare cose che non dovrebbero fare. Allora, i migranti è un grosso problema, ma i problemi si risolvono alla fonte, non alla foce. È un problema politico internazionale e lo deve risolvere l'Europa con i paesi di provenienza. Io non posso neanche dire che mi sento in disagio, vengano qui a creare disagio. Vengono qui anche quanto sono indirizzati a venire da noi perché pare che abbiano dei diritti economici quotidiani pari ad un valore di 30 euro al giorno, che la prefettura provvede, interviene a pagare dove vengono alloggiati. Ma i problemi vanno risolti e lo devono risolvere i politici, noi possiamo solo fare oggetto di cronaca, interventi personali, che non è il caso di esporsi più di tanto, perché la fame va a cercare il pane, siamo immigranti anche noi, io dall'Emilia Romagna sono venuto in Lombardia, gli italiani sono andati all'estero, è inutile contrapporsi in modo litigioso, le cose vanno risolte alla fonte e se sono così poveri e hanno i soldi 5, 6 o 7 o 8 mila euro per arrivare fino da noi, chi glieli dà questi soldi? I loro governi, quindi bisogna intervenire, sono i politici che devono intervenire con i loro governi. Il Ministero degli Esteri, cosa è a fare a Roma? Il Ministro degli Esteri, cosa è a fare a Roma? Non lo so, sono domande che come lei può parlare con me, io non potrò mai parlare con il ministro, per tutto il personale che attorno che non ci lasciano avvicinare, ma quando il politico ritornerà
come ai tempi della Democrazia Cristiana, a sentire il nostro polso, sarà sempre più tardi, sarà sempre più tardi e sarà sempre peggio, perché noi non abbiamo più un riferimento politico con il sistema odierno, per democratico che sia. Se io ho un problema, lei dove trova un politico? Prima li avevamo qua nei loro uffici, Bianchi alle Acli, Maggioni da un'altra parte, come si dice quello che è ex ministro ancora vivente, Rognoni, ci si poteva affacciarsi, suonavi il campanello, ti ricevevano, sentivano i tuoi problemi e intervenivano per come potevano, ma intervenivano. Magari poi la cosa finiva a zero, ma intervenivano, c'erano, si prestavano.